Pollenza, l'arte di fare arte. È questo il titolo di Marche Storie nel Borgo del Maceratese, noto per la lavorazione antica del legno, in cui oltre ai 3 giorni della rassegna voluta dalla regione, si celebra dopo 3 anni di stop fino a domenica 10 settembre la 29ª esposizione dell'antiquariato, restauro e artigianato artistico, con eventi e botteghe aperte. Noi in questi 3 giorni, grazie alla collaborazione di alcune associazioni qui del territorio, cercheremo di riportare in scena la storia di Pollenza tra leggenda, realtà e fantasia. È un esperimento che abbiamo fatto sulla scia del bando della Regione Marche, che ha pensato bene di coinvolgere tante realtà dell'entroterra marchigiano per destagionalizzare il turismo e portare quindi persone nei nostri territori nei primi 3 weekend di settembre. Abbiamo abbinato questo appuntamento alla 29ª edizione della rassegna di antiquariato, restauro e artigianato artistico, che è un appuntamento appunto giunto alla 29ª edizione, quindi della tradizione del paese di Pollenza. Storicamente lo facevamo nel mese di luglio. Questa volta abbiamo provato questo esperimento dopo 3 anni di stop dovuti alla pandemia per appunto cercare di moltiplicare i motivi di interesse per venire a Pollenza in questi primi 10 giorni di settembre. Una 10 giorni che è cominciata nel pomeriggio di venerdì 1 settembre con l'apertura delle botteghe di antiquariato e restauro in centro storico e con l'inaugurazione della mostra di pittura nella sala convegni del Palazzo Comunale dell'artista Gabriella Zagaglia dal titolo Coesistenze. Alle 21:30 è stato il chiostro dei Santi Antonio e Francesco, ubicato sull'aretro del Teatro Verdi, ad ospitare Milone, un paese, un santo, il cavaliere meschino, la storia di uno stesso destino. Uno spettacolo scritto e ideato da Antonella Ventura. È stato un onore poter essere segnalati come Marche Storie. Pollenza vanta una storia millenaria che molto poco si conosce e abbiamo fatto un cameo, una piccola cosa dedicata appunto a questo cavaliere, all'amore che nasce tra Berta, che era la sorella di Carlo Magno, e appunto questo condottiero. Quello che vogliamo è il gioco e certi valori antichi, importanti, che a Pollenza sono ancora presenti. La presentazione tornerà in scena stasera, sempre alle 21:30, mentre domenica alle ore 19 nel chiostro dei Santi Antonio e Francesco ci sarà la conferenza dal titolo Milone, la sua storia, curiosità, aneddoti e leggende, seguita da un aperitivo della tradizione marchigiana che lascerà poi il posto alle 21:30 alla rassegna Pollenzionisti, a cura della società operaia di Mutuo Soccorso Cittadina.